Martedì 2 dicembre 1980. Vescovi e Caritas in Lucania. Servizio di Don Gerardo Messina da Potenza. Ieri l'arcivescovo di Potenza ha visitato le 6 tendopoli e i 3 campi già allestiti nell'intero territorio potentino, rilevandone tra l'altro le urgenti necessità religiose, per le quali si cercherà di impegnare un gruppo operativo di religiosi volontari. Durante l'opera di salvataggio delle vittime, i volontari della Caritas nella regione colpita hanno anche recuperato parte del patrimonio di arte sacra delle chiese distrutte, delle quali la sovrintendenza ai beni artistici e storici di Matera sta effettuando il trasporto e la custodia. È in corso, nella sede del centro operativo Caritas regionale a Potenza, alle 13 di oggi, 2 dicembre, una riunione presieduta da Monsignor Nervo, vicepresidente della Caritas italiana, nella quale si è fatto il punto sui soccorsi portati con immediata urgenza, sui provvedimenti a media scadenza per le comunità familiari nelle zone di trasferimento e la loro assistenza religiosa, ed infine per razionalizzare le iniziative di gemellaggio tra le chiese locali. Per venerdì 12 dicembre, su questo tema, si terrà un incontro tra i responsabili delle Caritas delle diocesi colpite dal sisma. È confermata per domani la conferenza dei vescovi lucani per esaminare la situazione. È appena giunto dal Belgio un sacerdote lucano inviato dal vescovo di Liegi, Monsignor Varzuilen, per documentarsi sulle necessità e predisporre una raccolta di fondi che saranno accreditati sui conti correnti predisposti dalla Caritas regionale. Nel capoluogo lucano, che conta oltre 70.000 abitanti, il 50% delle abitazioni risulta non agibile. Finora sono state assegnate dal Comune di Potenza 240 roulot, delle quali solo 160 immediatamente disponibili. È atteso in giornata il direttore generale dei beni culturali. Lunedì 8 dicembre 1980. Un raggio di sole e di speranza tra i terremotati in Lucania. Servizio del nostro corrispondente Don Gerardo Messina da Potenza. Ormai, a 15 giorni dal sisma, la giornata di ieri, seconda domenica d'Avvento, e di oggi, festa dell'Immacolata, particolarmente sentita dalle popolazioni lucane, sembrano portare il segno della serenità e della fiducia. Nessuna scossa ha più turbato le notti, il gelo è attenuato oggi dal sole. I soccorsi, specialmente alle tendopoli, continuano con un ritmo più regolare. Servono specialmente nei centri più colpiti, ancora viveri, medicinali, mezzi per riscaldarsi. Ma soprattutto giungono dagli accampamenti richieste di grandi tende per i servizi comunitari e per le assemblee liturgiche. La gente riprende a pregare insieme. Si avverte ora la necessità di volontari che siano anche animatori di comunità, che portino nel contatto personale con i sinistrati la testimonianza della speranza cristiana. E quanto è emerso da una riunione del Centro di Coordinamento Regionale Lucano, presieduta da Monsignor Nervo ieri sera a Potenza. Sono stati esaminati, in particolare, i problemi dell'animazione cristiana degli insediamenti, dell'inserimento dei gruppi operanti nei paesi, nei comitati per la ricostruzione, della valorizzazione delle esperienze finora fatte, della loro utilizzazione nei prossimi 6 mesi, nei quali si prevede una delicata opera di ricostruzione e di rinascita morale e spirituale delle popolazioni colpite. È stato anche affrontato il tema dello spostamento della gente, ormai impossibilitata a vivere a lungo sotto le tende, specialmente dei vecchi e bambini, che cominciano a risentire degli effetti del freddo. Cominciano già a registrarsi numerosi decessi di persone anziane per infarto, freddo e disagi dovuti al sisma. Occorrerà favorire il trasferimento dei più deboli nelle zone litorali del Tirreno e dello Ionio, dove la Regione assicurerà collegamenti rapidi con i luoghi di origine, con i posti di lavoro e con i centri scolastici. Don Bressani, della Caritas Friulana, ha offerto ieri sera il contributo della notevole esperienza di quella chiesa terremotata. Da Milano il pittore Onofrio Bramante, che ha affrescato recentemente la cattedrale di Potenza, ormai non più agibile, ha assicurato per il 15 dicembre a Milano una mostra litografica e pittorica pro terremotati di Basilicata,
e per iniziativa dell'Arcivescovado di Milano e della città di Lodi per il 19 gennaio una giornata di solidarietà.